video in notturna. Siamo al calar della sera di hegeliana memoria, quando cioè la ragione può spiegarsi nella comprensione, valutazione, sistemazione, organizzazione del reale. Ma questo video nasce da alcune richieste di approfondimento sul mito in Platone e soprattutto di rielaborazione e approfondimento della letteratura di Tolkien. Alcuni di voi mi hanno scritto di provare ancora ad intrecciare con la filosofia la saga, l'epopea, la letteratura, la narrazione tolkieniana. Partiamo dal primo punto, la questione del mito. Alcuni mi hanno scritto dicendomi: ma Platone condanna l'arte, il Platone della maturità. L'arte è immaginazione, fantasia. La fantasia è ciò che distoglie l'uomo dalla ricerca, dalla verità. Nel mito della caverna la fantasia è uno dei gradi più bassi, anzi il grado più basso della conoscenza. Ma il mito è l'espressione della fantasia. Allora, se Platone utilizza miti, ma i miti sono prodotti fantastici, le conclusioni vanno da sé. Si tratta di approccio alla filosofia sbagliato, erroneo, fallace. L'arte è condata da Platone, la fantasia è condata da Platone, la fantasia e l'immaginazione sono ritenute le forme di conoscenza più distanti dalla realtà, perché sono le opere dell'arte, della fantasia, copie delle copie del mondo delle idee. Allora il mito, che è un racconto fantastico, anziché avvicinare alla verità, dovrebbe allontanarci, dovrebbe essere portatore di distrazione e non di verità. Ebbene, qui serve appunto fare una precisazione. Platone, quando parla di mito, quando descrive i suoi miti, quando narra i suoi miti, quando scrive i suoi miti, non opera con la fantasia. Secondo Platone il mito è un racconto fantastico ma intriso di razionalità, è un'espressione della razionalità. Il racconto mitico non è il racconto leggendario fantasy, non è l'invenzione narrativa. Per Platone il mito è un racconto che ha degli elementi inventati, ma che sono figli di una riflessione razionale. Il logos, la ragione, del discorso razione filosofico, assumono la forma del mito per facilitare la comprensione della filosofia di Platone. E dunque il mito è un racconto inventato, e c'è un elemento di fantasia, fantastico, ma intriso di razionalità e con finalità razionali. E dunque una narrazione inventata ma razionale, la cui finalità è chiaramente propedeutica, cioè invitare il lettore, facilitare il filosofo, l'allievo, alla comprensione delle teorie di Platone. Dunque dietro il mito vi è l'aspetto di formazione, preparazione alla comprensione filosofica, e vale per il mito della Bigalata, per il mito di Teut, per il mito della caverna, per il mito dell'androgino, per il mito della nascita di Eros, per il mito del Demiurgo, prendere il Timeo, per il mito di genere umano. I miti in Platone sono delle narrazioni atte volte a facilitare la comprensione di un pensiero complesso. Poi il mito ha anche un'altra funzione,
ne avevo già parlato in un'altra video lezione. E questa funzione è evidenziata soprattutto da un grande studioso della filosofia antica, classica, di Platone, che è Martin Heidegger, che ho già anche questo incontrato in altre video lezioni, filosofo dell'esistenzialismo tedesco, anche se non amava essere definito un esistenzialista. Ebbene, Heidegger ci dice che cosa? Heidegger ci dice che il mito in Platone ha una funzione ulteriore rispetto a quella propedeutica, che è una funzione di andare oltre il linguaggio, quando il linguaggio non è più in grado di portare alla spiegazione, portare alla comprensione di una realtà, di un concetto, di una teoria, quando il linguaggio è insufficiente, quando il linguaggio tace, quando il linguaggio si fa esile, flebile, debole, ecco che interviene il mito, cioè l'immagine. La ragione si affida all'immagine per arrivare di fatto a esplicare con tutte le sue potenzialità la comprensione filosofica. Allora, dove il linguaggio è insufficiente, dove il linguaggio viene meno, dove il linguaggio non ha più la capacità di forza di costruzione di un ponte, di un significato, dove il linguaggio è debole, interviene l'immagine. E l'immagine però è un'immagine figlia della razionalità, è un'immagine che evoca, che stimola la ragione. Allora possiamo immaginare una strada di strada, la strada si interrompe, questa del linguaggio, il linguaggio è incapace di proseguire e c'è di fronte a noi un fossato, un abisso, e di fronte a questo abisso, verso la verità, la comprensione della realtà, serve costruire un ponte, serve costruire un nuovo percorso, e esso è il mito. Il mito dunque è un ponte che permette di andare oltre il linguaggio, di superare quel fossato che altrimenti sarebbe incolmabile. E dove sta la differenza rispetto alla del mito, rispetto al racconto fantastico? E sta proprio qui. Cioè, nel racconto fantastico ci sono delle indicazioni chiaramente di stampo morale, perché nel Signore degli Anelli vi è tutta un'epopea di stampo morale, l'epopea dell'uomo mite, dell'hobbit, che dentro di sé ha una forza interiore grande, che riesce a superare gli egoismi dei nani e degli umani, che quando il mondo si trova travolto di fronte al ritorno del male, ebbene, l'hobbit riesce a trovare nella semplicità dei suoi usi, costumi, dei suoi valori, la forza per arginare il male. E dunque ci sono degli elementi di morale, ci sono degli elementi filosofici all'interno delle opere di Tolkien, ma non è un mito nel senso platonico, non c'è una costruzione di evocazione razionale, non c'è voler condurre a una teoria filosofica, una comprensione filosofica, non è una narrazione che contiene dentro di sé l'esplicazione, dicevo prima, del logos, non c'è un cammino logico-razionale dentro Tolkien, vi è una narrazione con delle indicazioni morali, valoriali, vi è dunque un racconto fantasy, fantastico, inventato, ci sono elfi, nani, guerrieri, ci sono i Nazgûl, i morti non morti, ci sono i maghi, ci sono gli stregoni, ci sono i cavalieri, ci sono eroi, antieroi, c'è la grande dicotomia bene-male che è presente anche nelle filosofie, in Platone c'è la grande dicotomia bene-male, mondo delle cose, mondo dell'essere, mondo dell'apparenza, mondo della verità, c'è sempre in Platone questo slancio verso il bene è ciò che deve guidare l'uomo, verso cui l'uomo deve tendere, il bene, il bello. Addirittura per Platone ciò che è bene è bello e ciò che è bello è anche bene, dunque le dimensioni valoriali, bene e bello c'è, e in Tolkien c'è questa distinzione, questa divisione, c'è questa tensione, anche che i buoni sono anche belli in molti casi, no? E l'oscurità e i brutti contengono la malvagità, cioè che si allontanano dal bene. Ma nell'epopea tolkieniana c'è soltanto poi alla fine un slancio etico-morale e non filosofico, nel senso poi logico
logico-razionale del termine. Non c'è una propria teoria, una teoria della verità, una teoria dell'essere, una teoria della natura. C'è una concezione di mondo, che il mondo è degli antichi valori, che il mondo è il rispetto, che il mondo della dignità, che il mondo anche dell'immobilismo sociale, in cui ognuno deve rimanere al proprio ruolo, perché Frodo comunque è un hobbit di rango sociale più alto di Semivese Gange, che è il suo servitore. E così vale per la situazione politica: non si auspica una creazione di una democrazia, ma del ritorno del re. Non siamo in presenza di una saga democratica come potrebbe essere Guerre Stellari, in cui c'è un'idea di senato, di parlamento, di democrazia in galattica, e anche di pacifismo alla fine, di retto, diciamo, dalle forze non violente dei Jedi, perché alla fine i Jedi sono dei veri leader non violenti. Prevale la dimensione gandhiana, hanno una forza, la mantengono in equilibrio, ricorrono alla forza soltanto quando non possono farne a meno, e l'aspirazione di tutta la saga di Guerre Stellari è la democrazia, una democrazia planetaria e galattica. C'è una dimensione anche di interrazialità, di orizzontalità in molti casi. Il male invece è preso come piramidale. Invece in Tolkien le società sono differenti, le società sono diseguali, la disuguaglianza è un valore in Tolkien. Okay. Però, e non si ambisce una società di uguaglianza, di democrazia o di progresso, si ambisce anche a difendere l'equilibrio degli antichi valori, che il nuovo progressismo anti appunto tradizione metterebbe in discussione. Ma tutto ciò non fa comunque della saga del Signore degli Anelli, come può avere per la saga di Harry Potter, può avere per la saga di Guerre Stellari, un mito. I miti hanno la specificità di raccontare, con ovviamente immagini, delle realtà razionali, logiche, presentarci dei bivi di fronte a cui noi dobbiamo scegliere che cos'è l'amore. Nei miti del simposio Platone ci vuole spiegare cos'è l'amore attraverso dei miti. Allora l'amore è ricongiungerci alla metà che ci può portare alla completezza, l'amore è slancio verso il bello, l'amore è slancio verso la verità, l'amore è slancio verso la giustizia. Attraverso i miti noi dobbiamo confrontarci con le grandi realtà, con le grandi questioni filosofiche senza le quali noi non possiamo essere, dal quale confronto non possiamo essere realmente liberi, realmente, realmente emancipati, perché la filosofia ti deve portare ad attraversare i grandi nodi esistenziali, e i miti vanno a toccare i grandi nodi, la bellezza, la giustizia, l'anima, la conoscenza. I grandi nodi cruciali della vita umana sono da Platone trattati attraverso questa impalcatura, architettura dei miti, che fanno di Platone il più grande narratore di miti della storia, fanno di Platone uno dei più grandi filosofi del passato e probabilmente anche del futuro, perché i miti sanno sempre essere sanno sempre in grado di ristimolarci una riflessione, sanno sempre portarci ad uno sguardo diverso rispetto alla realtà. In ogni epoca i miti possono essere letti e riletti in maniera anche diversa, e in ogni caso in maniera arricchente. Per questo Platone appartiene ovviamente ai giganti della storia, proprio perché la sua capacità, alla fine, filosofica, letteraria, la sua capacità di evocare attraverso l'immagine una riflessione filosofica, ovviamente non passerà di moda, almeno sino a quando noi avremo ancora la forza del faticare nel fare filosofia, la forza di non arrenderci di fronte a una società che ci dice: leggi di meno, preoccupati di meno, divertiti esclusivamente senza pensare. No, pensare costa fatica, ma è una fatica che ci porta in molti casi alla libertà.